Penso a Cosentino mentre arriva Clelia a Fusco del Formez, solamente una battuta nello spirito di onestà che ci siamo dati in questo forum. Uno spunto perché l'iter per arrivare alla firma della Picula l'abbiamo vissuta ed è fresca, e quindi quando giustamente la dottoressa sollecita ad avere un grado di progettazione più elevato, no? Per arrivare a una firma più veloce, è tutto molto giusto, è tutto molto vero, ma c'è un ma, che se noi avessimo la progettazione già fatta significa che in qualche modo o qualcuno ha liberato delle risorse per poter fare la progettazione o noi alla progettazione non ci arriviamo, perché se devo arrivare con le schede in cui indico le voci di spesa con le forniture e quant'altro, è giusto, sarebbe giusto arrivare lì, ma allora a quel punto significa che nella strategia io devo avere anche, nella costruzione della strategia devo avere anche le risorse per la progettazione. E allora arrivo con il progetto preliminare, definitivo, quello che è, e allora riesco a velocizzare l'iter. Se questo non è possibile, mi manca un tassello, o diamo, come dire, spazio a quella logica che non è stata da nessuna parte, credo sicuramente non qui, di presentare il progetto che avevamo nel mobile o nel cassetto lì e non sapevamo come finanziare, che poi ci può anche stare se funzionare la strategia o se no diventa un problema. Però visto che siamo in ritardo di un'ora, io lascerei la parola a Clelia chiedendole visto che di fare il più veloce possibile, perché poi abbiamo l'intervento di Fabrizio e poi ci sono le sessioni tematiche. Io sarò velocissima, anche perché ho preparato poche slide e voglio mandare soltanto alcuni messaggi, perché alcune cose le ha dette già Sabrina. Allora, parliamo di associazionismo e parliamo del prerequisito associativo, che sappiamo tutti è un requisito per l'ammissibilità e per firmare l'accordo di programma quadro. Come Formez noi abbiamo attivato, grazie ad una convenzione, ad un rapporto tra il Comitato Tecnico Aree Interne e il Dipartimento della Funzione Pubblica, un progetto che segue appunto tutte le 72 aree del paese per accompagnare i territori che hanno necessità a costruire il requisito associativo e anche per monitorare quello che i territori fanno. Per cui il Formez è un ente, è un'associazione in house del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi attuiamo questo progetto per conto del Dipartimento. Che cosa significa requisito associativo? Nell'accordo di programma quadro c'è scritto che i territori devono provare a guardare al di là dei loro confini e quindi a costruire dei sistemi permanenti, non solo per attuare la strategia, ma per darsi una governance differente. Per cui è questo un po' il messaggio che noi cerchiamo di portare alle aree. Devo dire che sulle prime aree il lavoro è stato iniziale, quindi su alcune siamo riusciti a lavorare, ci sono qui le Madonie, per cui abbiamo fatto con loro anche un percorso. Altre invece avevano già portato abbastanza avanti il discorso quando abbiamo cominciato ad attuare il percorso, quindi abbiamo fatto soltanto un'attività, diciamo, di rilevazione e di verifica della documentazione, mentre molto bene si sta lavorando con le seconde e con le terze aree, anche perché si comincia a lavorare con loro quando già si mettono in costruzione la bozza, e quindi è un percorso che si muove parallelamente, cioè la costruzione della bozza del preliminare con la costruzione del requisito associativo, che più che parlare di requisito associativo ormai è diventato una parte integrante proprio della strategia d'area, perché in realtà i territori si stanno accorgendo, anche andando appunto verso la firma degli accordi di programma quadro, che se non si costruisce una governance che sia all'altezza di attuare quello che è previsto nell'accordo, di fatto la strategia non si riuscirà ad attuare. Questa è, diciamo, ad aprile 2018 un po' lo stato di avanzamento del requisito associativo. Tutte le 21 aree, le prime hanno assolto il requisito, abbiamo il Reventino che sta semplicemente formalizzando, quindi ormai siamo arrivati, ma ci sono appunto dal nostro punto di vista 5 aree sulle quali stiamo verificando quella che è la documentazione, quindi ormai sono prossime, diciamo, alla chiusura.
20 aree in fase di definizione, che sono molte seconde aree, anche delle terze aree, sui quali si è già, diciamo, abbastanza avanti. Ad esempio qui ci sono, c'è il sindaco referente delle terre sicane, che sarà appunto presente anche nella sessione di lavoro oggi pomeriggio. Con loro abbiamo fatto uno splendido lavoro e diciamo stiamo già in una delle 20 aree in definizione, ma ce ne sono altre, la Grecanica, anche nel sud Salento, e poi ci sono 20 che attiveranno a breve il processo. In realtà alcune nel frattempo che abbiamo costruito le slide sono già andati avanti, per cui che so l'Alto Sannio si sta muovendo, l'Alto Sannio nel Cilento interno, il Tammaro Titerno, altre aree in realtà sono colorate in grigio in questa slide ma dovrebbero essere già in arancione. Quindi è un processo che sta muovendo su tutte, diciamo, le aree con tempi differenti, perché è chiaro che costruire un sistema intercomunale significa che ci vuole inizialmente una grande spinta istituzionale. Cioè un processo che i sindaci devono prendersi in carico e devono soprattutto, diciamo, esserne convinti. Quindi dove si trova effettivamente sui territori una capacità dei sindaci di guardare oltre il proprio confine, indubbiamente è un processo che è più facile da realizzare. Quali sono i fattori, diciamo, che sulle quali le aree si stanno concentrando? Ogni area si sta costruendo il proprio sistema valorizzando alcuni aspetti, alcuni fattori chiave, a seconda di quelle che sono le caratteristiche del proprio territorio, perché non dimentichiamoci che le 72 aree interne sono 72 aree diverse, quindi non soltanto dal punto di vista geografico ma anche dal punto amministrativo sono assolutamente diverse, e quindi diciamo il lavoro che bisogna fare è cercare di riportarle comunque all'unitarietà con la diversità che le caratterizza. Per cui alcune aree si sono mosse cercando di semplificare il quadro associativo che è presente comunque nel territorio, perché nei territori ci sono unioni di comuni, ci sono comunità montane, perché in alcune regioni ancora sono presenti, ci sono delle associazioni già, delle gestioni associate già presenti, alcune anche molto forti che racchiudono comuni tra comuni che appartengono all'area interna, ma anche comuni che sono al di fuori del confine dell'area interna, quindi alcuni che cadono nelle cosiddette aree strategiche, per esempio. Un altro tema fondamentale è il disegno associativo che c'è sul territorio, di duplice aspetto. Le politiche regionali, ci sono appunto delle regioni dove chiaramente la regione, le leggi regionali indicano come i territori si devono associare. Ad esempio un caso emblematico è il Friuli Venezia Giulia, dove lì abbiamo delle unioni territoriali intercomunali definiti per legge regionale, e quindi la comunità dell'Alta Carnia, che appartiene per esempio alla prima area della regione, si è adeguata a quella che è la legge regionale, per cui diciamo lì c'è stata una sorta di imposizione tra virgolette. Oppure un disegno associativo che nasce invece da problematiche morfologiche delle aree, cioè abbiamo delle valli che da sempre lavorano insieme, e quindi è assolutamente, diciamo, necessario rispettare quella che è la storia di un territorio, per cui anche perché se bisogna gestire dei servizi assieme, insomma, non si può immaginare di gestirli tra valli differenti oppure al di là del crinale, cioè ci sono delle difficoltà oggettive. Un'altra scelta, per esempio, sui quali i territori si orientano è il discorso della governance, cioè si stanno facendo delle scelte su dove mantenere i presidi operativi di questi servizi associati, e quindi ad esempio alcuni comuni, mi viene in mente la montagna materana, ha scelto di individuare, di fare appunto associare quattro funzioni, dove vi sono quattro comuni che gestiscono le quattro funzioni, perché in quei comuni vi è già un percorso, e quindi diciamo hanno già lavorato precedentemente e quindi hanno valorizzato quello che era stato già fatto. Altri comuni effettivamente si stanno lanciando al di là di quello che è un processo legato alla strategia, cioè immagino che un sistema intercomunale che si possa evolvere, e quindi stiamo ragionando da semplici associazioni di comuni, loro stanno immaginando e già costruendo un percorso che li porterà a costruire un'unione dei comuni, e quindi questo è anche un altro aspetto che sta orientando le loro scelte.
E poi invece un'ultima, ma che comunque è anche fondamentale, è la coerenza, cioè si scelgono funzioni o servizi per garantire la massima coerenza con quello che è il percorso della strategia d'area e quindi per dare ancora più forza alla strategia. Per cui appunto le soluzioni associative a questo punto che vengono fuori sono la valorizzazione di unioni già esistenti, la convergenza e la definizione di convenzioni uniche a livello di ambito, oppure delle convenzioni di secondo livello, ad esempio quando abbiamo più unioni sui territori e quindi diciamo una convenzione, perché nessuno immagina di smontare le unioni, ma di diciamo creare un accordo tra di loro. Questa è una slide che vi ha fatto già vedere Sabrina, vi ho passato le informazioni su quanto sono i dati soltanto sulle 25 unioni per le quali il requisito associativo è stato concluso, quindi appunto unioni di comuni, convenzioni, però quello che vi voglio dire è questo, che in realtà quello che si è fatto nella costruzione diciamo di questo requisito associativo è valorizzare quello che c'è già esistente, quindi molti di quei numeri che abbiamo visto in realtà noi non abbiamo altro fatto che riattivare, che convenzioni che erano un po' mai state attivate, unioni che erano sulla carta per cui si è cercato diciamo di dare gambe a queste unioni, oppure appunto di creare delle convenzioni là dove fossero necessarie. Delle funzioni associate, vi ha già detto Sabrina, quelle che sono in realtà funzioni o servizi all'interno delle funzioni associate, quindi non sempre tutta la funzione così come prevista dalla legge di riordino, ma alcuni servizi eventualmente specifici. Ultime tre parole, quindi tre slide molto velocemente, su quella invece che è l'operatività. Allora, come gruppo di lavoro ci stiamo diciamo interrogando un po' su come passare da una volta assolto il requisito associativo ad una fase che diciamo rende effettivamente operative questi accordi, perché non ci dobbiamo negare in questa giornata in cui ci parliamo apertamente in maniera sincera che è chiaro che le aree stanno firmando accordi, sottoscrivendo convenzioni per poter arrivare alla firma dell'APQ, però è chiaro che c'è tutto l'interesse che invece i territori poi operativamente diciamo rendino operative questi accordi, per cui naturalmente sulle aree che ormai hanno chiuso partirà a breve un'attività diciamo di monitoraggio, insomma si ritornerà sui territori per vedere come il territorio a questo punto diciamo procederà per rendere attive queste convenzioni, questi accordi. E quindi è una cosa interessante che abbiamo fatto, un'attività interessante che abbiamo fatto di recente, che ci è stata chiesta da una delle prime aree che ha firmato l'APQ, che è il Basso Pesarese. Una volta firmato l'APQ, a un certo punto il referente dell'area ci ha chiamato e ci ha detto: sì, però noi adesso dobbiamo partire, ma alla fine ci siamo accorti che i dipendenti comunali di questo accordo, di questo sistema intercomunale, non sanno niente, non sappiamo come partire, non sappiamo cosa fare. E quindi diciamo ci ha chiesto aiuto per coinvolgere i dipendenti comunali, perché effettivamente il passaggio principale è quello che l'accordo che è venuto fuori diciamo dai sindaci, quindi la definizione che si è raggiunta con i sindaci, deve diventare patrimonio comune e una condivisione forte da parte di quelle che sono le strutture comunali, perché poi saranno loro che di fatto metteranno in pratica tutte quelle che sono le procedure per attuare la strategia. Per cui nel Basso Pesarese ci siamo diciamo inventati due giornate in cui abbiamo coinvolto i dipendenti comunali. In una prima giornata abbiamo fatto il punto della situazione, qui siamo in uno splendido teatro di Cagli dove abbiamo fatto questo pomeriggio con loro in cui gli si è raccontato cos'era la strategia, cos'era un APQ e che quali erano le risorse che erano state messe in campo. E in una seconda giornata invece, il giorno dopo, solo con i tecnici comunali, quindi senza sindaci, senza assessori, senza la parte politica presente, intorno a un tavolo abbiamo fatto diciamo una giornata di laboratorio in cui abbiamo chiesto ai dipendenti, visto lo scenario che vi abbiamo presentato il giorno prima, cosa ne pensate, cosa secondo voi bisogna mettere in campo, cioè come si costruisce questo sistema intercomunale. E devo dire che la risposta è stata sorprendente, perché loro sono stati felicissimi di essere coinvolti
coinvolti e sentirsi, diciamo, protagonisti del processo li ha resi ancora più convinti di andare avanti. E molto interessante sono state, diciamo, le proposte sulle quali abbiamo, diciamo, si è cominciato a ragionare, ma sulle quali poi bisognerà naturalmente tornare a lavorare. Allora, la prima cosa che ci hanno detto è quello di lavorare tutti insieme, cioè è necessario individuare un ufficio comune, una struttura organizzativa a lungo termine che diventa, diciamo, il punto di riferimento di tutti i comuni, perché oggettivamente il singolo comune si trova, a parte che non c'è il personale, Sabrina ci ha fatto vedere prima i dati che noi personalmente conosciamo molto bene, ma è necessario comunque che sia un lavoro di squadra effettivamente. Poi nel caso appunto loro, dato che puntano molto sulla scuola e sul servizio sociosanitario, hanno appunto anche qui creare delle modalità operative da uniformare per questi ambiti. E poi una cosa appunto fondamentale e anche probabilmente banale da fare da un certo punto di vista è omogenizzare le procedure informatiche, sia per rendere più performante l'azione dei comuni che per diciamo, dare un maggiore, diciamo, maggiori servizi ai cittadini. Per cui credo che questa sia una riflessione da fare effettivamente sul passaggio, diciamo, di coinvolgimento delle istituzioni, quindi dei comuni, dei sindaci, delle amministrazioni, proprio all'amministrazione reale, ai dipendenti, una volta appunto, diciamo, chiusa questa benedetta strategia. Grazie. Allora c'è il video. Cosa devo fare? Il video di Angela. Ah, ok. Allora, prima di passare la parola appunto a Fabrizio Barca, a Giovannini e a Silvia Zingaropoli, c'è un video che vogliamo mostrare, che è una demo di un progetto più esteso che sta facendo IFEL con ANCI per dar voce ai sindaci delle aree interne. È un breve demo di qualche minuto, e un progetto che nei prossimi mesi darà vita a pubblicazioni, raccolte fotografiche e una organizzata presenza sul web. La regia ha... Ica risorge praticamente nel mezzo dei Monti Dauni, sotto il punto più alto della Puglia, che è Monte Cornacchia, in una parte di Puglia molto particolare, poco conosciuta, ma dalle grandi potenzialità. Io ho cercato di ribaltare un quel ragionamento che si faceva solitamente nel nostro territorio, nel nostro comune. Anziché concentrarsi sulle cose che non ci sono, sulle tante cose che non ci sono e che comunque ci servono, iniziare invece a pensare alle risorse che abbiamo e che magari non abbiamo mai valorizzato appieno o sfruttato. E quindi abbiamo fatto una grande opera di conoscenza del nostro territorio, di analisi delle nostre potenzialità, e ci siamo concentrati appunto sul risveglio di queste risorse dormienti, a partire dalle persone, dal capitale umano, dai giovani, dagli anziani, per finire poi alle risorse ambientali, naturali, ai prodotti tipici, a tutto quel patrimonio culturale, identitario che fa parte un po' della storia del nostro borgo. La cooperativa di comunità è uno degli strumenti che in questi anni abbiamo messo in campo per cercare di attuare delle politiche generative. L'obiettivo della cooperativa è utilizzare e valorizzare le risorse del nostro paese, del nostro territorio, anche quelle non sempre valorizzate, non sempre ritenute tali. Siamo partiti ripensando per esempio ad un'idea di bosco che fosse capace di accogliere le persone, che possa essere motore dello sviluppo del nostro territorio, che possa in qualche maniera favorire una fruizione non soltanto tipicamente forestale, ma anche sportiva, turistica, dinamica e perché no anche didattica, attraverso per esempio il riconoscimento del secondo bosco didattico in provincia di Foggia. Considero una grande opportunità la strategia nazionale delle aree interne. Credo che debba servirci innanzitutto a conoscerci meglio, a interrogarci sulle nostre potenzialità, a creare delle strategie di sviluppo che siano coerenti con la nostra vocazione territoriale. Sono Maria Antonietta Di Gaspare, sono sindaco del comune di Borbona ormai da 8 anni, questo è il mio secondo mandato. È un paese che nella tragedia che vivono tutti i piccoli paesi dello spopolamento, della
del non riuscire a trovare le motivazioni per continuare a far vivere giovani, soprattutto nei nostri paesi, perché il lavoro è una delle difficoltà maggiori. Sta vivendo in questo momento anche un ulteriore dramma, che è quello del terremoto, è questo sisma questi sismi che si sono succeduti dal 24 agosto 2016, che stanno mettendo in discussione il modo di vivere il territorio. In questo momento abbiamo capito, abbiamo intuito che probabilmente, nel rispetto di tutte quelle che sono le tradizioni e nel rispetto proprio della parola tradizione, che deriva dal tradire, è il momento di tradire il nostro territorio, ma per poterlo rimettere in gioco. Quindi togliamo anche quegli elementi a cui siamo particolarmente affezionati, che sia esso una casa, un casale o anche, se vogliamo, una chiesa, ma ridisegniamo e ripartiamo tradendo per un futuro migliore. Credo che oggi l'unico strumento che ha in mano un sindaco per migliorare il proprio paese è la buona volontà e la comunità. Una delle cose che mi piace di più in questa funzione istituzionale del sindaco è fare un grande orto. In realtà realizzo sempre un grande orto che ha la caratteristica di essere sempre aperto e tutti possono andare a prendere ciò che vogliono. Fare comunità significa condividere le scelte, fare comunità significa andare a fare colazione al bar tutte le mattine, significa essere presenti in ogni tipo di situazione, significa un po' presidiare tutte le situazioni di condivisione, tutte le situazioni in cui la comunità sente di essere comunità. Sono il sindaco del Comune di Maiolo da 9 anni, sono convinto che questo territorio ha da dare tante cose, che la gente la sta riscoprendo. Nell'ultimo periodo vediamo tanti giovani che tendono leggermente ad invertire la tendenza dell'abbandono, anzi ragazzi che tornano, ragazzi che si ridedicano nuovamente all'agricoltura. Stiamo piantando nei nostri territori una buona percentuale di grani antichi e di grani selezionati. Abbiamo rievocato come territorio il pane, che è la cosa più semplice in assoluto, è la cosa che da millenni quotidianamente la gente consuma. Purtroppo siamo arrivati ad un momento dove i nostri giovani, soprattutto i giovani delle città, dei paesi, non si rendono neanche conto cosa vuol dire una fetta di pane, di cosa è composta e cosa c'è dentro. La nostra rievocazione della tradizione della panificazione, ovviamente con lievito madre e tutto naturale, vuole essere rappresentare alle giovani generazioni veramente di che cosa è fatto il pane tradizionale. La quotidianità di un sindaco della mia realtà è l'essere vicino alla gente, avere il contatto diretto, il contatto quotidiano, ci si conosce tutti, si è una grande famiglia. Noi come Comune di Maiolo gestiamo ancora l'acquedotto e gestiamo la raccolta dell'immondizia attraverso il personale che abbiamo dipendente comunale. Tutti facciamo parte della stessa comunità, quindi il dare i servizi, il dare ascolto a quelli che hanno bisogno e dare risposte ai loro bisogni, secondo me è il valore aggiunto delle aree intere, di queste piccole aree che si possono permettere il lusso di questa vicinanza. Il discorso legato allo spopolamento è una battaglia che porto avanti da anni. La soppressione di un polo scolastico all'interno di un comune vuol dire ovviamente venire meno un pezzo di comunità. I bambini sono coloro che formano la comunità, dalle materne alle elementari fino poi a seguire. Il progetto Aree Interne a noi dà veramente una boccata d'ossigeno, proprio una boccata di entusiasmo, chiamiamola così, perché vuol dire che non siamo gli unici a crederci, vuol dire che a livelli più alti di noi ci stanno credendo, perché delle volte veniamo colti un po' dallo sconforto, perché ti accorgi che comunque è difficile un po' tutto, la burocrazia che ci attenaglia. Il territorio marginale va capito e va compreso. Se capiamo questo, l'Italia può avere un futuro, altrimenti avremo soltanto le urbanizzazioni e tutto il resto abbandonato a se stesso. Bene, allora...